partecipazione di nozze, che ti invitano, sai, ci stanno quelli che si sposano, io dico, ma come, ancora ti sposi il 13 d'agosto e a me mi inviti? Il 13 agosto a me c'è il coraggio di invitare me? Ma con quale coraggio, boiaccia? Io che ho già prenotato la vacanza, gli ho dato già la caparra, a me mi inviti? Ma è tuo fratello, ma che bardì, appunto, che so suo fratello, ma con tanta gente che il 13 agosto sta senza fa niente, a me mi debita. Io non lo so, guarda, veramente, guarda. Ma dai, la moglie è tanto carina. Ah, chi? Quella babbiona. Ma come io mi cogliate? Perché il problema poi del matrimonio è chiaramente che devi fare il regalo. Quella è un'altra paura, perché dice, mo che gli fanno, capire? Ti prende un'angoscia, mo, mannaggia. Quando vedi gente che fa così per strada, è tutta gente che gli è arrivata una partecipazione alle nozze, mannaggia, e mo che gli famo a questi qua? Ma te pare a te, noi non gli avevamo fatto niente di male, questi ci hanno invitato alle nozze loro, ma io dico, ma gli potevi menare l'altro giorno, eh? Perché hai resistito? Lo so, amore, che ne sapevo, lo so, però tu, scusa, tu mi hai ammazzato tutti, eppure, non lo so, ci sei diventata amica, quello è chiaro che ci hanno invitato, no? Perché il problema è poi è alla partecipazione alle nozze, perché c'è la partecipazione di nozze e c'è legato la lista di nozze che gli sposi hanno scelto, il negozio più costoso e più lontano del mondo, un Apple Store Brass Race. E se te sbrighi te la cavi con una cornice d'argento in rilievo, il pescatore con la rete, oppure il cavallo col crine, se te sbrighi, altrimenti ti tocca il servizio da te per due d'argento, perché su quello. Ma io dico, chi è l'inventore del servizio da te per due d'argento? Chi l'ha inventato? Con quelle tazzine barocche tu mi devi dire a me, con la giornata tipo degli innamorati odierni, che uno si prende a parolacce dalla mattina fino alla amore, non strillare che ti guattego, adesso ti devono sentire tutti, capita? Asciacola, amore, sono le 5, prendiamo il tè. Sì, tesoro, ma chi? Con le tazze d'argento alle 5 di pomeriggio piene de sidol, perché poi l'argento lo devi pulire. Stai più tempo a pulire l'argento che a berci sopra. Tante volte dice, ma lascialo, tanto non, che fa male con tutto, ma con tutta la diossina che prendiamo, che farà? Anzi, farà pure bene, dai retta a me un po' di sidol. Ma che scherzo, quello è come l'optalidon, sai, non è che. Oppure se non hai fatto in tempo che il servizio da te per due se lo già l'hanno preso, ti tocca il plasma. Televisore al plasma 73 pollici, enorme, una cosa col muro attaccato. E poi il problema, se risolvi quello del regalo.